Santo Stefano è un carcere che ha una valenza storica e architettonica importante. Santo Stefano è la prima struttura carceraria progettata e costruita come ergastolo ed è una prima struttura costruita di sana pianta su un'isola. Ma Santo Stefano è particolare perché? Perché i progettisti vanno ad utilizzare un'architettura già conosciuta, ovvero quella teatrale, quindi infatti le proporzioni di questo carcere sono quelle del Teatro San Carlo. Quindi questo di per sé lo rende unico, è un unicum architettonico, diciamo, quando si è perso, non hai altri che puoi, insomma, tutelare. Sotto il regime Santo Stefano viene usato per gestire la detenzione politica ad un grado che era quello peggiore, quello dell'isolamento. All'interno di Santo Stefano c'erano detenuti alla segregazione, all'isolamento e i detenuti politici che venivano mandati qui, condannati dalle commissioni provinciali, la commissione poi era tale, non era un tribunale, si veniva giudicati e condannati e quella condanna era Cassazione per intenderci, venivano mandati qui e qui scontavano l'isolamento. Pertini, Terracini, Scoccimarro, Bauer, Iacometti, ce ne passeranno. Rocco Pugliese che poi invece purtroppo non passerà perché arriva qui e qui muore. Gaetano Bresci arriva qua il 23 gennaio 1901, non lo metteranno nelle sezioni a detenzione normale con gli altri qui nel ferro di cavallo della cavea del carcere, ma nell'avancorpo militare, una cella costruita apposta, organizzata apposta per lui e controllata a vista H24. Secondo la versione ufficiale, il piantone delle 10 di mattina del 22 maggio si distrae e quindi lo trova dopo impiccato. Secondo un'altra versione, invece, non muore il 22, ma il 17 maggio, 5 giorni prima, per il passaggio di una commissione illustre, ovvero vengono qua a porlo sotto interrogatorio e in quella situazione, secondo la versione ufficiale, fu suicidato. Qui non so che è brutto additare, no, responsabilità, ma non basterebbero le dita di tutte e due le mani per additare la responsabilità di chi nel tempo se ne doveva occupare e noi non se ne è occupato per nulla. Santo Stefano non viene chiuso, il termine giusto viene abbandonato, perché quando chiudo, quando vanno via gli ultimi nell'aprile del 65, già nell'estate del 65 comincia il libero ludibrio, l'arrembaggio, portano via tutto quanto potevano e fin qua hanno tolto all'abbandono materiale utile. Poi negli anni 70 comincia diciamo così, la stagione turistica del Vento Tene. Prima Vento Tene non era un'isola turistica. Uno veniva, metteva le tende a Villa Giulia, faceva campeggio libero, veniva qua, faceva quello che voleva. Negli anni 90 si è cominciato a tutelare un po', a cercare di dare un limite a questo libero ludibrio, ma ormai i giochi erano belli e che fatti. Vedi dove c'è sta la porta d'arco, quella lì, la quarta a sinistra. Quella porta d'arco è una scala interna, la quarta a sinistra è la cella di Pertini. Questo lo so perché mi hanno insegnato le guardie a leggere le celle, perché si sono fregati i numeri delle celle. Progetti ce ne sono, ufficiali e progetti non ufficiali, ovvero tesi di laurea. Ci sono diverse tesi di laurea che fanno del Santo Stefano un recupero proprio totale, ci sono progetti della regione, della provincia, dell'APT, ci sono studi di fattibilità, mi sembra del CIPE, per far diventare Santo Stefano un luogo simbolico e sede simbolica centrale del Tribunale Internazionale per i diritti umani. Ah, io so che nel 73 lo Stato addirittura l'ha messo all'asta per 117 milioni di lire, base d'asta semplice, dovrebbe essere ancora il Ministero della Grazia e Giustizia in quel periodo, se non erro. Va all'asta, ma l'asta va deserta. Parlando nei miei vari incontri che poi mi capita di fare qui nel compagno che faccio, un vecchio avvocato che era quello poi è stato incaricato da una cordata di imprenditori romani di valutare, fare una valutazione, no? Di se conveniva o no, disse molto semplicemente la questione base era avere 500 posti a mare per far diventare di Santo Stefano un resort, un albergo. Santo Stefano è un domo vulcanico, tondo, con coste irte, scelte dai Borboni proprio per questo, per farci un carcere, non è un atollo corallino e per questo poi l'albergo non fu. Cioè, le idee ci sono, non mancano,
basta comunque gestirle, metterle insieme e trovare una soluzione che renda poi questo posto vivo.